La longevità è uno dei primati della nostra regione, con inevitabili risvolti di impegno sociale in termini assistenziali e sanitari. È partendo da queste considerazioni che la Fondazione Carima, in accordo con Regione Marche e Provincia di Macerata, finanzierà la realizzazione di una residenza protetta, a servizio della comunità provinciale. Sarà una struttura di ultima generazione destinata all'accoglienza delle persone anziane, dei malati di Alzheimer, dei soggetti disabili e capace di adattarsi alle specifiche esigenze del territorio. Abbiamo deciso di creare una struttura nuova, una dedicata, una RP dedicata alle persone svantaggiate di questa provincia, soprattutto con alcune patologie lievi tipo Alzheimer o malati psichici e non solo. E abbiamo deciso di in qualche modo intervenire su questa problematica. L'obiettivo è quello di creare due residenze protette e in ogni caso entro luglio, assicura Gazzani, il consiglio d'amministrazione della Fondazione Carima deciderà dove realizzare quella in cantiere. Capace di accogliere fino a 100 pazienti, la struttura avrà una dimensione di almeno 4.000 metri quadrati, con un costo di realizzazione stimabile intorno ai 7-9 milioni di euro e un impatto positivo sia in termini di incremento del numero dei posti di accoglienza, sia in termini occupazionali, andando a creare 60-80 nuovi posti di lavoro. La firma del protocollo attesta la forte convergenza di interessi, che ha portato i tre enti a unire gli sforzi per il raggiungimento di un obiettivo comune, evitando così duplicazioni di interventi e sprechi di risorse. Le due istituzioni pubbliche sono quelle che ovviamente sono indispensabili per avere poi tutte quelle autorizzazioni che serviranno successivamente, mentre l'aspetto finanziario è totalmente a carico della Fondazione. Già abbiamo accantonato 4 milioni di euro. È ovvio, non sfugge a nessuno che è una cosa di questo tipo, un incontro e poi un accordo fra istituzioni pubbliche e un'istituzione privata, è un fatto rivoluzionario nel panorama nazionale.